Andrea Saccaggi, Andrea, vincere a Firenze non è assolutamente stato facile per Omegna, però il tuo zampino c'è stato soprattutto fra la fine dei tempi regolamentali e il supplementare, mi pare, di questa undicesima vittoria di Omegna. Sì, allora non sapevamo che non era facile, perché comunque loro hanno 6 punti, ma non è una squadra da 6 punti, perché per esempio anche Capodanno ha perso qua. Ha fatto l'errore di non averne approfittato quando siamo andati sopra all'inizio, e con questi alti e bassi ce li siamo tenuti attaccati. Loro sono stati bravi, soprattutto abbiamo giocato in giornata Giampaoli e un amici immarcabile, e alla fine siamo stati bravi noi a recuperarla e a avere la tenacia di vincerla. Ascolta, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Daniele Casadei, cioè dopo qualche vittoria dal finale facile, cioè senza dover arrivare punto a punto, è un passo in avanti questo, l'aver capito di vincerle anche stringendo i denti? Sicuramente, perché anche in un'ottica playoff o in un finale di campionato dove siamo tutti lì con i punti, ci servirà anche vincere partite punto a punto, anzi sicuramente saranno punto a punto, perché chiaramente finali così importanti si va sopra di 20. Ascolta, era doppiamente importante vincere qua, visto che comunque, se non sbaglio, Torino gioca con Casal Pusterlengo, per cui potete allungare in classifica. Sì, c'è uno scontro diretto, uno dei due perderà 2 punti, e quindi noi siamo stati bravi a approfittarne, e vediamo di vincere anche la prossima con Pavia, che sarà molto importante. L'ultima cosa, rispetto all'anno scorso, secondo te cosa è cambiato, Omegna? Quest'anno forse siamo un po' più mobili sotto canestro, e quindi possiamo fare un po' più cambi, un po' più difese diverse, e quindi queste cose mettono anche molto in difficoltà le squadre avversarie.